Meno questo di votare, diciamo, i sondaggi che vengono fatti, di essere oppure votati, le decisioni che vengono chieste dallo staff, ok? Dopodiché il sistema prevede la certificazione, quindi se noi ci presentiamo, se siamo certificati, se tutti quelli che sono nella lista sono certificati, si concorrerà con i metodi che già abbiamo conosciuto per le politiche, per le europee e per le regioni. Punto. E ci sono già delle amministrazioni che funzionano così, non ci dobbiamo inventare niente, diciamocelo tutta, abbiamo la capacità tra di noi di, diciamo, di non vedere sempre, diciamo, i grandi complotti, ma di valutare, ma anche singolarmente, che possiamo essere utili, abbiamo i requisiti per fare qualcosa per gli altri e per noi stessi o no. Se ci riusciamo, io credo che verremo certificati. Fermo restando che qualcuno mi potrà dire che il progetto di Grillo sta fallendo perché ci sono delle cose, vengono fuori delle cose misteriose, però al momento io personalmente mi fido di questa cosa e sto andando avanti. Chi vuole andare avanti, il metodo è chiaro, il meetup è una cosa, il Movimento 5 Stelle, come è stato già detto, è un'altra. Bravo. Ok, Massimo? Massimo. Io ho sentito tanti ragionamenti condivisibili nel merito, nel metodo, però non cioè nel merito ma non nel metodo. Silenzio ragazzi! Tanti ragionamenti giusti per quanto concerne la pubblica amministrazione, la pubblica sicurezza, le attività pubbliche relazionali e sociali. Però il punto centrale qual è? L'accantonamento degli individualismi che non, sino ad ora non ci hanno permesso di essere comunità. Sino ad ora si sono avuti dei comportamenti diciamo individualisti ed egoistici per alcuni versi, che non ci hanno fatto crescere come forza politica. Comunque vada, noi siamo una forza politica neofita, cioè da poco ci stiamo strutturando, perché da sempre abbiamo rigettato l'idea di strutturarci come un partito politico. Questi ragionamenti, diciamo, da un certo punto di vista mi nauseano un pochettino, perché devo dire la verità, si parla molto di nomi, ma il nome nasce da un humus. L'humus è la collettività, è la comunità. Se non si accantonano prima tutti quei comportamenti egoistici, non si può avere poi quella comunità che permette poi dare. E appunto, prima dobbiamo fare comunità, dopodiché dobbiamo incominciare in visione programmatica a decidere quali sono gli obiettivi per cui batterci e individuare il focus, la risoluzione di quegli obiettivi, e poi organizzarci e strutturarci per la realizzazione e la risoluzione di quegli obiettivi. Alla fine, qualunque di noi, e io penso che ci siano delle persone molto molto migliori di me, vadano in quel posto, sicuramente faranno bene, ma se non creiamo le basi pregresse di una collettività che si stringe, che quindi la borghesia, il cuore di Napoli non si stringe con il popolo, se non creiamo quello che diceva Gaetano, se ora che ci sta una criticità nella sanità, dove c'è stato un morto di 17 anni e quindi c'è stata una mamma che ora se lo sta ancora piangendo quel ragazzo, andiamo lì e cominciamo per tutta la sanità a non dare coraggio a quelle persone, a dire a quelle persone ci sta un'altra parte di Napoli onesta, e quindi mettere in disparte quelle persone. Noi dobbiamo incominciare a dare coraggio a quelle persone, dare coraggio al popolo, a dare l'esempio, a dire noi facciamo le cose che diciamo e diciamo le cose che facciamo. Cioè, quindi, se non creiamo quindi questi presupposti, noi non potremmo fare dei nomi, delle candidature. Quei nomi saranno fallimentari. Quindi dobbiamo creare prima le precondizioni e poi dopo i nomi. Ma questa ovviamente è la mia visione delle cose. Poi ognuno ha una sua visione, io la rispetto, però questo lo dovevo dire. Ok. Chi deve intervenire? Ragazzi, ciao Carlo! Ciao! Mi pare Marco! Allora Marco chiuderà la riunione, vai Marco! Signori, ultimo intervento! Poi tutto è nanna! Signori, l'ultimo intervento di Marco e chiudiamo la riunione!
Allora, Aldo ha risvegliato in me dei sentimenti che veramente avevo in parte... Non ti capisco più, eh. Cosa? Si parlava prima di delinquenti, di bambini in strada che non riescono più a conoscere la legalità, quindi sono persi. Io vengo da San Giovanni a Teduccio e ho lavorato con questi bambini. Noi lavoravamo alla parrocchia Santa Maria delle Grazie, dove abitavi tu, e da soli riuscivamo a gestire circa 100 bambini, ma l'esperienza bella è stata quella con i delinquenti, i figli dei delinquenti. Quella è stata l'esperienza che mi ha arricchito di più. Faccio attività sociali da anni, ma quella è stato il top, è stata veramente l'esperienza più bella che abbia mai fatto nella mia vita. A un certo punto, ragazzi, un po' di silenzio, di fronte ai bambini dei delinquenti, tra virgolette dei delinquenti, che non volevano farci utilizzare un campo di calcio, ci lanciavano le pietre, ci minacciavano. Noi avevamo i bambini buoni, tra virgolette, quelli che venivano dalle famiglie per bene di Napoli, ma no, erano famiglie anche benestanti. Però a un certo punto ci siamo trovati di fronte a questi 20-30 ragazzini che non ci volevano far giocare, venivano da Taverna del Ferro, dove adesso abita Maximiliano, e dove è molto radicata la criminalità organizzata, la camorra. Ci sono ben 4 clan camorristici sulla zona, e in quella zona quei bambini volevano occupare quel campo a posto nostro. A un certo punto mi venne la brillante idea di dire: ma perché non possiamo recuperare questi bambini? Inizialmente diciamo: vi dovete allontanare, qua dobbiamo giocare. Ma nel momento in cui trattammo questi bambini in maniera differente, quei bambini cambiarono radicalmente. È stata un'esperienza bellissima. Vi posso dire che non ho mai incontrato bambini più educati di quelli. Cioè, dopo erano affettuosi, educati, rispettosi, volevano solo un po' di affetto, volevano solo un po' di attenzione, volevano un coinvolgimento, volevano dei progetti. Quel campo di pallone adesso non esiste più, è stato distrutto, quindi sarebbe bello riprenderci anche il verde, riprenderci anche degli spazi, delle strutture attrezzate per questi bambini, il recupero, questi ragazzini vanno recuperati. Quindi alla base. L'educazione al rispetto per l'ambiente e l'educazione civica. Perché i delinquenti. Perché qui stiamo, è vero, allevando, esatto, sono dei delinquenti. Animali, è un allevamento di bestie che diciamo va contro noi stessi, capito? Quindi noi dobbiamo partire da lì. Dobbiamo partire da loro. Perché se noi diciamo: guarda, tu devi rispettare, gli insegniamo il rispetto dell'ambiente, loro poi non diranno sì. Bravo, io dirò, io mi faccio mettere la spazzatura sotto casa per i soldi. Li dobbiamo rendere partecipi. No, nel momento in cui li rendiamo partecipi, recupereremo un cittadino, un valore aggiunto per la società, veramente, che avrà dei valori superiori a un bambino della famiglia benestante, veramente, perché vogliono attenzione, sono ricchissimi, vogliono veramente dare tanto, soltanto non hanno la possibilità di non essere coinvolti. Quindi noi dobbiamo, come forza politica, ma soprattutto come cittadini, dobbiamo organizzarci e pensare anche a questa fascia. Che noi non possiamo, dobbiamo educare le future generazioni. Dobbiamo dire agli altri, esattamente, dobbiamo rispettare l'ambiente. Dobbiamo educare le future generazioni. Non possiamo pensare a una società migliore se non partiamo dai bambini e dai ragazzini. Rispettare l'ambiente e i luoghi pubblici. Sono di tutti i luoghi pubblici, ma e li dobbiamo tenere bene e rispettare. Ma se i bambini poi non hanno strutture, non hanno persone che possono aggregare, quindi noi dobbiamo pensare come forza politica, dobbiamo iniziare a porci il politico di turno che ci risolverà sto problema, che non si risolverà mai, perché lo dobbiamo risolvere noi con l'unione, capito? E portando le nostre idee. Se noi abbiamo idee sane le dobbiamo dire agli altri, diffonderle agli altri, perché se noi ci riuniamo qui e ci diciamo: ah, io sono sano, organizziamoci, andiamo nelle scuole, facciamo e siamo tutti sani qui, gli altri che non lo sono, purtroppo sono sani, non lo capiamo.
percepiscono ancora questo, che possono anche loro diventare sani, capito? E non morire di tumore, non morire mai sani. Se non gli dai il lavoro non diventano mai sani. Anche con il lavoro, anche con il lavoro. Ma soprattutto con il lavoro. Dai la prospettiva. 20 dipendenti, ti assicuro, tutti i giovani nel momento in cui andranno per strada diventeranno delinquenti. Però te lo assicuro, se hai una coscienza sana. Giuliano Qualiano diventeranno delinquenti. Però se non riusciranno a trovare, se riusciamo a creare delle coscienze sane, la persona è capace di andare via fuori regione pur di non delinquere. Quindi la formazione delle coscienze è fondamentale. Cioè tutte le idee sane vanno bene, che sia il lavoro, che sia il rispetto dell'ambiente, che sia l'educazione civile, tutte le idee sane vanno bene, che il lavoro, il rispetto dell'ambiente. Ma io sto facendo un paradosso, ho capito, ma io paradosso. Stai vieni giovedì domani ho al centro di azione con il capo della scuola alle 3. Ciao, poi giovedì tengo la riunione della disabilità. Interessante, poi magari possiamo alle 5. Anche con Gaetano, d'accordo Gaetano. Ragazzi, signore, la chiudiamo? No, signori. Signori! Se, allora, sì, sì, allora, signori, abbiamo chiuso questo. Vi salutiamo dal Meetup Napoli per questa nuova riunione. Ci aggiorniamo alla prossima. Ciao, ragazzi. Un saluto dal Meetup Napoli. Un saluto. Ma è un cellulare esata, non si scarica mai. Ma non me, io mi faccio 10 minuti la vita. Ciao caro, ci aggiorniamo. Certo. Ma noi siamo così, siamo così belli, è una cosa affascinante. Ciao, adesso la mia. Giovedì riesci a venire, diciamo, aspetta, mo chiudo.